te lo metti in bocca, quindi ti metti le tue cosine, ed è stato fatto poi in maniera preziosa. Danella che è molto attenta, abbiamo dei laboratori creativi che però si aprono e si chiudono a seconda della necessità, quindi se è Natale facciamo i nostri regali di Natale fatti appunto con, ecco, con del, guarda, apri anche, guarda quanto è carino, e lei è una delle nostre più belle, l'abbiamo fatto a San Giovanni, grazie, poi bel colore, e l'abbiamo fatto anche decorando i nostri alberi di Natale e Pasqua. Ma la cosa a cui teniamo di più, vi devo dire, la nostra creatività nelle poesie e nei racconti. Un concorso fatto proprio per le donne di famiglia, per le donne che non erano professoresse per cui era facile scrivere, non erano delle super laureate per cui era ancora più facile scrivere, ma delle donne che avevano nel cuore tanti bei sentimenti, storie di vita vissuta, favole, poesie, magari qualche anche poesie illusorie per un mondo che avrebbero voluto, e ci hanno raccontato anche di tante violenze. Devo dire, per noi è prezioso questo concorso, durante 10 anni, quest'anno sarà un'edizione speciale, perché noi non le dobbiamo mai dimenticare. L'abbiamo, come dire, aiutate, Mirella, nei posti più strani, nei mesi più strani. Pensate che una delle nostre che arrivò terza, il sindaco di un paesino con 400 anime, è andata a prendere il treno. Signora, lei è stata a Roma, ma lei lo sa, per noi è diventata un personaggio importante. Questa signora ha aperto anche una libreria. Gente semplice ma con tanta creatività. Questa è la cosa a cui teniamo di più. Grazie Mirella per avermelo fatto dire, sono passati 3 minuti, debito non pagato. Allora, dopo mi fai dare subito il numero di telefono di questa signora, perché questa signora è una ricamatrice, è una creatività che cerca proprio lo spazio nel vostro. Di scambiare i telefoni, poi c'ho un figlio forte, poi veloce, che sta qui tra tutti, non è con niente, capito? Perché sennò si butta la testa, è un architetto, cos'è che sono tutti i denti, va bene. E poi con il capo di tech, San Paolo che batella, eh? Allora, aspetta un attimo, questo signore che dopo presenteremo è il signore che ha fatto la viola alla Rozzana. È quello che aveva aggiustato la panchina che si è butta più volte la volta. Comunque, se vuoi ci dai appuntamento, cioè tu che stai facendo adesso per il compleanno di Garbatella? Per il compleanno di Garbatella, dunque, allora domenica, a piacere, venite al centro sociale anziani Pullino di Francesco Giacomo alle ore 14, premiamo la donna dell'anno, e la donna dello scorso anno di vent'anni è stata Debra, che è là. Chi sarà quest'anno? Non ve lo posso ancora dire, perché naturalmente si scoprirà domenica. Poi ci sarà una gara di torte da Rodolfo. Se qualcuno di voi sa fare il torte e vuole partecipare a questa gara dolce, può venire, però prima delle 4 deve arrivare, così le facciamo vedere e poi le premiamo. E poi dopo ci mangiamo il torte che porteranno le signore. Stai le signore, sappiamo anche che c'è qualcuno. Quindi l'appuntamento è per noi. Riprendi e faccio foto.